Ciao a tutti, bentrovati! La settimana in tv oggi parla dell'inizio della quaresima con la celebrazione del mercoledì delle ceneri. Parleremo anche della scuola della parola con i giovani della diocesi e poi con il vescovo invece parleremo della Domenica della Parola di Dio, in programma proprio questa domenica 18 febbraio. Monsignore, che cos'è la Domenica della Parola di Dio? La voluta il Papa alla fine del Giubileo della Misericordia ha chiesto che in tutte le chiese una domenica all'anno sia fatta la domenica della parola di Dio. Una domenica nel quale se non c'è la Bibbia la ompi, se non c'è un Vangelo lo prendi, se no la parrocchia lo regala, ma una domenica in cui non solo... Acquisire, avere in casa almeno la Bibbia, il Vangelo, ma soprattutto leggerlo, meditarlo. È la domenica in cui si comprende l'importanza di essere in ascolto del Signore che parla e per questo abbiamo fatto un sussidio fatto apposta per meditare la parola di Dio giorno per giorno, sentieri, un sentiero per poter generare la fede giorno per giorno. Ti accompagna. È un sussidio che le parrocchie hanno preso, che stanno diffondendo a chiunque è un sussidio che vi consiglio. Inoltre, poi dopo lunedì c'è anche la possibilità di poter mettersi alla scuola della parola nella scuola della parola che faremo lì nella chiesa del Rosario, qui in città, e sarà un'occasione, la guiderò personalmente, di far risuonare la parola di Dio dentro di noi. Vi aspetto lunedì sera alle 21.15 nella Chiesa del Rosario. In vista del prossimo appuntamento del 4 marzo e anche in seguito all'incontro, confronto con i prossimi candidati alle elezioni politiche, abbiamo chiesto a Monsignor Razzauti, vicario episcopale, un commento su questo appuntamento elettorale. Ritengo che forse esistevano più una volta di oggi. Certo che... Bisogna tornare ad una politica coraggiosa, a una politica coerente, a una politica di testimonianza. Perché oggi eh, stiamo vivendo una politica del contrasto, tutti contro tutti. Quindi non si costruisce più niente o se si costruisce qualcosa c'è qualcuno che distrugge. Dobbiamo avere il coraggio di costruire. Per costruire qual... ognuno bisogna che rinunci a qualcosa di se stesso per andare incontro all'altro. Solo in una politica del genere potremo cercare di fare e di costruire il bene della nostra nazione. Andate a votare, questo è, mi sembra indispensabile. Per troppo tempo ultimamente si è lasciato il voto e se lasciando il voto vuol dire non prendersi delle responsabilità e vuol dire delegare a quei pochi che vanno a votare. Ma il Paese non può essere governato a nome di pochi, deve essere governato a nome della maggioranza, della maggioranza degli elettori, della maggioranza della gente. Quindi andare a votare, perché non solo è un dovere, ma è anche un piacere. Nel mercoledì santo, il giorno in cui la Chiesa celebra la prima giornata di Quaresima, Monsignor Giusti, nella celebrazione del mattino in cattedrale, ha parlato anche dei recenti drammatici fatti accaduti a Livorno. Ogni forma morbosa di attaccamento, ha detto il vescovo, è causa di male, soprattutto quella al denaro che ci impedisce di essere caritatevoli con il prossimo, quella al cibo, ai vestiti, al sesso, al divertimento. Rischiamo di perderci dietro questi piccoli piaceri, dimenticando la gioia vera, quella che sazia veramente. Questa Quaresima sia un momento in cui cerchiamo davvero di lottare spiritualmente, conclude il Vescovo, per uscire dai nostri comportamenti peccaminosi e provare a riscoprire il dono di sé verso le altre. Erano davvero tante le persone presenti nella cappellina dell'ospedale che hanno voluto partecipare alla messa per la giornata del malato presieduta dal vescovo. Autorità, associazioni, volontari, medici e personale ospedaliero, insieme ai malati, hanno riempito la chiesetta di San Giuseppe e ascoltato le parole di Monsignor Giusti. Dobbiamo farci vicini alla vita sempre, ha detto il vescovo, dalla nascita alla morte alla sofferenza, vicini e accoglienti, prossimi dei fratelli perché l'amore è la cura più grande. Il pastore ha voluto nell'occasione ricordare anche l'opera dei tanti che ogni giorno si mettono al servizio dei malati, non solo attraverso il proprio lavoro ma anche con l'impegno gratuito di cura e assistenza quotidiana. L'ultimo incontro del mese di febbraio dedicato alla vita sarà giovedì 22 febbraio alle 17.30 nel Salone del Vescovado. Il tema della serata sarà la sessualità, bellezza e banalizzazione, libertà e responsabilità. Interverranno la dottoressa Carla Minacci, presidente Amci, Toscana, e don Simone Barbieri, bioeticista. Modererà l'incontro il dottor Luca Mastro Simone. È uscito nei giorni scorsi per le edizioni Farus il nuovo libro di Anna Giorgi, dal titolo Veramente quest'uomo era figlio di Dio, Marco, il Vangelo del Figlio di Dio. Il volume si propone di tradurre in termini quotidiani la parola di Dio che è donata a tutti e deve arrivare a tutti. Per fare ciò però è necessaria una guida per non lasciare andare il lettore alla deriva, facendoli correre il rischio di perdere il vero significato del testo biblico. Lunedì 19 febbraio torna l'appuntamento con la scuola della parola l'iniziativa che il vescovo e la pastorale giovanile hanno pensato per i giovani della diocesi per questo anno. Gli incontri che si tengono una volta al mese, sempre in una parrocchia diversa, offrono momenti di preghiera e di discernimento, un'occasione per fare il punto sulla propria vita di fede e non solo. Questo mese sarà la parrocchia del Nostra Signora del Rosario che ospiterà i giovani della diocesi da alle 21.15. Vi segnaliamo adesso gli appuntamenti nella diocesi di Livorno per la prossima settimana. Sabato 17 febbraio alle 8.10 il pellegrinaggio mensile diocesano a Montenero e a seguire la Santa Messa al Santuario. Domenica 18 febbraio alle 16 in Vescovado il rito di iscrizione dei catecumeni. Lunedì 19 febbraio alle 21.15 la scuola della parola nella Chiesa di Nostra Signora del Rosario. Martedì 20 febbraio alle 15.30, in occasione della visita pastorale alle religiose, incontro e Santa Messa con le Suore Passioniste a Quercianella. Alle 18, alla Chiesa di San Matteo, la Santa Messa di Suffragio per Don Renato Roberti nell'anniversario nell della sua morte. Giovedì 22 febbraio alle 17.30, nella Sala Fagioli del Vescovado, l'incontro su La sessualità, bellezza e banalizzazione, libertà e responsabilità. Venerdì 23 febbraio alle 18.30 la Santa Messa in ricordo di Don Giussani, celebrata da Monsignor Giusti e riconoscimento della fraternità di comunione e liberazione alla parrocchia della Santissima Trinità. Sabato 24 febbraio alle 8 in occasione della visita pastorale alle religiose la Santa Messa all'Istituto Maddalena. Grazie per averci seguito anche in questa puntata, ci rivediamo la prossima settimana e non perdetevi l'appuntamento con Si fa sera martedì alle 19.30 su Granducato TV. Ciao a tutti!